Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video su Angela Bio Beauty Relax ASMR. Dopo ben 10 mesi è arrivato il momento di tagliare i miei capelli e poiché me l'avete richiesto in tantissimi e da tanto tempo, dato che è passato abbastanza tempo, ho deciso di farvi un video vlog per farvi vedere come i miei capelli vengono tagliati, perché non sono io stessa a tagliarli come fanno molte capellone. Non ho molta dimestichezza con le forbici. Se mi seguite da tanto tempo lo sapete che i miei capelli li taglia la mia mamma, l'unica persona della quale mi fido, alla quale affido la cura dei miei capelli. Purtroppo non ho modo di fare un tutorial, dato che io stessa non capisco bene come lei operi, però se voi riuscite a capire dal video come fa, ben venga. Il taglio che ho effettuato sui miei capelli è un taglio a U, è una sorta di scalatura molto molto semplice in effetti, trasformando il mio taglio a V in un taglio a U. Per un po' di tempo ho pensato di voler fare un taglio retto, ma per il mio tipo di capelli avere la parte finale molto netta significa avere eccessivo volume, cosa che non è molto pratica da portare tutti i giorni. Quindi nel video vedrete il taglio dei capelli e cosa ho fatto per evitare di spezzarli durante la spazzolatura, togliere i nodi con i capelli bagnati, perché noi tagliamo i capelli da bagnati, ognuno i suoi metodi ovviamente. Cioè ho applicato una maschera nutriente condizionante, nel mio caso ho scelto la maschera di Organic Shop, miele e avocado, adatta per capelli secchi. Ne ho messa una quantità eccessiva subito dopo aver fatto lo shampoo e tamponato l'eccesso di acqua dai capelli con un asciugamano microfibra. Prima di tagliarli avevo un po' di paura effettivamente, ma alla fine, siccome mi fido molto di mia mamma, mi sono abbandonata tra le sue mani e ho lasciato fare a lei tutto il lavoro. Poi quando abbiamo finito ho guardato per terra praticamente i capelli che erano a terra, quelli che aveva tagliato via, erano veramente pochi, quindi è proprio una parte in più che andava tolta. Dopo aver lavato i capelli e tamponato l'eccesso di acqua con un asciugamano in microfibra, applico abbondantemente della maschera nutriente, condizionante e districante. Tutti i prodotti che vedrete nel video trovate il link nell'info box per poterli acquistare. Indosso una mantellina per il taglio dei capelli. In questo modo eviteremo che si appiccichino capelli tagliati addosso. E mia madre inizia a spazzolare ciocca per ciocca con la jungle teaser e a tagliar via le punte. Noi utilizziamo delle forbici professionali per parrucchieri. È importante che le forbici siano ben affilate, non mi stanco mai di ripetervelo. Abbiamo finito, ecco per terra i capelli che sono stati tagliati via, sono veramente pochi, però c'è qualche centimetro in meno. Adesso li asciugo. Questo è stato il momento del taglio dei capelli, dopo 10 mesi, chissà quando effettueremo il prossimo, quindi va ricordato come un momento storico della vita dei miei capelli. Scrivetemi nei commenti che tipo di taglio avete voi sui vostri capelli, che tipo di capelli avete e se siete voi stessi o c'è qualcun altro che si occupa di accorciarvi, togliervi le punte e sistemarvi il taglio. E ogni quanto all'incirca tagliate i vostri capelli, sono curiosa. Ci vediamo alla prossima su Angela Bio Beauty e Relax ASMR. Ciao!